di Francesco Petrarca. Che cos'è? È un trattato filosofico morale. Lui l'aveva scritto, l'aveva iniziato a scrivere addirittura intorno al 1347, poi però l'aveva lasciato o comunque non l'aveva concluso e lo concluse solamente quasi, fin, quasi poco prima della morte eh, Francesco Petrarca questo, eh, questo libro. Si tratta di un trattato, ecco, sì, era stato scritto nel 1346 e poi revisionato fino al 1371. Il De Vita Solitaria è un trattato in latino. Anche se eh, lui ha sempre un po' in mente i dialoghi, e ne parleremo tanto anche oggi, no? Effettivamente, infatti, il suo capolavoro in latino probabilmente è Il Secretum, che è un dialogo. Però anche questo, da un certo punto di vista, lo imposta come se fosse un dialogo, anche se non ci sono più interlocutori, così come faceva per esempio Seneca nelle sue lettere a Lucilio, eh, in cui aveva un unico interlocutore, che era l'amico Lucilio. Il testo è introdotto da una epistola di dedica indirizzata ad un suo amico. È una specie, di, ecco, infatti, in forma di lettera, ecco. Ecco per, eh, perché tutto sommato anche il De Vita Solitaria è probabilmente in, il migliore dei trattati di eh, Francesco Petrarca. Poi ne farà altri, De Ozio Religioso, eccetera. Ma questo qui, proprio perché in forma di lettera, continua a mantenere in buona sostanza quella forma dialogica che a lui piaceva tanto. E anche, infatti, anche le epistole, cioè le lettere in latino, sono eh, testi bellissimi in latino di, di Petrarca. Viene sviluppato ovviamente in questo libro il tema della solitudine e della pace interiore. La pace interiore la si può conseguire solamente eh, nella solitudine. Noi per esempio abbiamo letto il sonetto Solo e Pensoso e più eh, Deserti Calli. Ecco, eh, abbiamo visto quindi che nel canzoniere certe volte la solitudine non è molto positiva, a dire la verità. Eh, però uh, Petrarca, poi maturando, andando avanti sempre di più nella, nella riflessione, individua proprio in, uh, nei luoghi appartati. Per esempio, lui amava tantissimo Valchiusa, che era questo posto, insomma, in Provenza, dove lui piaceva sostare e dimorare, proprio perché era un posto in cui lui poteva vivere all'interno della natura. In, uh, in un luogo ideale, un locus amenus, no? e questo era proprio l'ideale, secondo lui, per, per un intellettuale. L'opera divisa in un proemio ed in due libri. La tematica dell'opera e lo stile avvicinano l'opera al secretum, quel, quel dialogo, insomma, sul quale noi abbiamo già fatto dei video in cui sono presenti tre personaggi lì. lì in quel dialogo effettivamente ci sono tre personaggi proprio che si alternano soprattutto due, cioè l'io narrante, il Petrarca e Sant'Agostino poi c'è un terzo personaggio silente che potrebbe essere la verità è un altro passo questo del De Vita Solitaria sul percorso di spiritualizzazione delle passioni terrene che attraversa tutto quanto il canzoniere Abbiamo visto comunque, no? Siamo, vi ripeto, anche in una fase un po' diversa della sua vita. una Fase della maturità possiamo dire. Se avete in mente il canzoniere, la fase della, eh, per esempio, delle canzoni In morte di Laura. Eh, la questione della vita solitaria è fondamentale per, per Petrarca, perché. È veramente eh, una condizione che permette all'uomo di eh, riflettere su se stesso, di, di vivere in maniera pacata a contatto con, con la natura. Secondo la tradizione, Petrarca si sarebbe accinto alla composizione di questo trattato appunto quando era valchiusa e quando viveva eh, questa condizione. Durante i giorni della Quaresima del 1300. 46. Ecco, adesso vi faccio vedere una slide che riporta proprio l'immagine dell'amico di eh, Francesco Petrarca, che era un, un ecclesiastico, un cardinale. Filippo di Cabassoles o Cabassole, Cavaillon probabilmente in francese. Era nato in, nel 1305, quindi davvero un coetaneo eh, di Petrarca. E morirà poi a Perugia nel 1372, quindi in buona sostanza balla un anno tra il Petrarca e il Filippo di Cabassoles. Fu reggente cancelliere del regno di Napoli, rettore del contado Venassino, legato pontificio, vescovo di Cavaillon e amministratore apostolico di Marsiglia. Poi patriarca di Gerusalemme, cardinale presbitero dei Santi Marcellino e Pietro e cardinale vescovo di Sabina. Vabbè, insomma, questi sono tutti i suoi titoli. Uh, la tradizione vuole che questo amico, Filippo di Cabassoles, sia giunto a Valchiusa per stare qualche giorno insieme con Francesco, con Francesco Petrarca. I due discutono per due settimane dei vantaggi della solitudine e della vita ritirata e serena per l'uomo di lettere che può così dedicarsi pienamente allo studio. Poi Francesco avrebbe scritto di getto la prima stesura del De Vita Solitaria, però non l'ha concepito come un dialogo fra sé e il proprio amico Filippo di Cabassoles, però gliel'ha dedicato a Filippo di Cabassoles. Poi l'ha ripreso, più e più volte ripreso, non l'ha pubblicato subito, l'ha rielaborato, pubblicato molti, molti anni. Dopo. Ecco, il proemio è proprio quello dedicato a Filippo de Cabassoles. E que, è questo è il punto in cui lui spiega che cos'è un locus amenus, in cui il sapiente deve ritirarsi per dedicarsi in pace ai propri studi, lontano dalla confusione e dalle preoccupazioni della vita cittadina. Poi c'è il primo libro. Ecco un'altra opera molto simile al De vita solitaria al Deozio religioso. In queste opere si esaltano la solitudine dell'intellettuale e anche la serenità dei monasteri. Ricordiamoci infatti che Petrarca è un umanista cristiano e quindi cerca di conciliare, per esempio, l'amore per i classici per uh, il latino con uh, una visione comunque cristiana del mondo, anche se uh, insomma lui uh, non porta questa visione cristiana fino al punto magari che ne so di anche lui di farsi frate come il fratello Gherardo ricorderete l'ascensione al Monte Ventoso però gli rimane comunque questo, questa impostazione umana Il trattato non a caso è scritto in latino perché Petrarca unisce profonda spiritualità cristiana e un grande amore per i classici Nel primo libro Vengono espresse le argomentazioni del poeta su questa condizione ideale di vita. La solitudine, oltre a favorire lo studio e la creazione artistica, migliora l'essere umano, aiutandolo nella conquista della pace interiore e nel raggiungimento di un più sereno esame di coscienza personale, utile al costante autoperfezionamento di se stesso. Ecco, eh, leggeremo poi un brano tratto da questo primo libro e capiremo quindi ehm, l'atteggiamento eh, che Petrarca eh, tende a, ad esaltare. No? Questo, qu questa solitudine infatti ci libera dalle preoccupazioni soffocanti che sono prevalenti per l'uomo di mondo. Ci possiamo così dedicare alla contemplazione, allo studio, alla preghiera. Lui non, non vede una contraddizione, non so, una, una sorta di competizione fra gli studi eh, letterari, classici e gli studi religiosi eh, o le preghiere. Ci sono qui riferimenti continui a San Paolo, eh, per esempio. Petrarca ci rappresenta così lo stile di vita più caro, in cui, accantonati gli, aff gli affanni e le inquietudini, l'individuo possa davvero realizzare il proprio desiderio umano, il proprio cuore, la propria predisposizione anche alla santità. Perché no? Ecco, è molto importante anche il secondo libro. Infatti, nel secondo libro ci sono gli esempi. Ah, qui ho sbagliato. Invece di andare avanti con la slide sono andato indietro. Ecco, non a caso, abbiamo qui usato, messo una slide di Seneca. Perché l'abbiamo già spiegato. Probabilmente, Seneca ha molto ispirato Francesco Petrarca per queste opere morali. Perché eh, lui, Seneca, amava molto il dialogo. E anche quando scriveva semplicemente delle lettere, impostava comunque i suoi testi come fossero un dialogo, in quel caso un dialogo con il suo allievo eh, Lucilio e amico Lucilio. Ecco, è più o meno quello che avviene nel De Vita Solitaria, anche se non è espressamente un dialogo come il Secretum, di fatto è concepito come se lo fosse. Oltretutto, eh, molte delle tematiche che sono presenti nelle lettere a Lucilio, eh, quindi nelle opere di Seneca, le possiamo ritrovare. Eh, lo, lo stesso Seneca aveva, aveva, si era ritirato dalla vita pubblica. Cioè lui per un certo periodo di tempo, intanto salutiamo i nostri amici Simone, Aliamed, Sara, Simone, Renata, Teresa, eh, Seneca era stato il maestro di Nerone ed era stato a corte per parecchi anni a un certo punto, poi vabbè, poi ci sono ovviamente le interpretazioni storico-politiche, però a un certo punto decide di ritirarsi, cioè decide di lasciare questa vita mondana, eh, questa vita sotto gli occhi, diciamo, del, della gente e di ritirarsi a vita privata. Ecco perché possiamo trovare un'analogia ecco, fra quanto sta esaltando Petrarca in quest'opera, e anche il, il modello eh, di Seneca. Oltre però a questo esempio, l'esempio di Seneca, Petrarca ne assume molti altri in questo secondo libro. Sembra quasi eh, imitare il De viris illustribus, nel senso che elenca proprio tantissimi grandi, appunto, sia della storia dell'antichità eh, romana e greca, sia della storia biblico-cristiana. E qui fa un, un elenco di tantissimi eh, che hanno raggiunto l'ideale pace della solitudine. Anzitutto i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe in certe fasi della loro vita, poi i profeti Elia, Eliseo, Geremia. Infine i padri della Chiesa, come Sant'Ambrogio e soprattutto Sant'Agostino. Sant'Agostino. Ovviamente, abbiamo visto nel Secretum, è molto presente alla, nella riflessione morale e filosofica di eh, Francesco Petrarca. E anche la sua vicenda umana, narrata nelle confessioni, è molto simile a quella che Petrarca sente come sua, cioè la tentazione, la tentazione dell'amore, la tentazione della vita mondana, eh, anche degli onori pubblici. Eh, nella prima fase della vita e poi invece una sorta di scelta spirituale o di conversione se vogliamo nella seconda parte eh, della vita poi ancora san gregorio magno che era stato un papa san benedetto che anche quello può essere sicuramente un modello poiché mh, propone la vita contemplativa come scelta eh, esistenziale da abbracciare radicalmente, ma anche San Francesco, se pensate per esempio al, al momento in cui anche lui lascia eh, la vita mondana precedente, la ricchezza precedente, si spoglia di tutto e si dedica alla, ai poveri e agli altri, eh, però lasciando completamente il mondo. Ma ci sono tantissimi esempi presi dalla storia classica, filosofi, oratori, condottieri vari che a un certo punto della loro vita hanno pensato di ritirarsi. Nella conclusione del De vita solitaria, Petrarca invita il suo amico Filippo di Cabassoles a tornare al godimento di una vita pacifica e solitaria. L'abbiamo già spiegato. Filippo di Cabassoles era comunque un uomo che aveva incarichi molto importanti, che girava, era ambasciatore pontificio, era un vescovo, uh, aveva tanti onori anche religiosi, patriarca di Gerusalemme, eccetera. Quindi sicuramente era una vita movimentata la sua. Aveva goduto per qualche giorno della pace, della solitudine di Valchiusa insieme con... Francesco e adesso Francesco gli suggerisce di dedicare sempre più tempo se possibile a questa, a questa pace e a questa solitudine. Oh, leggiamo adesso alcuni brani eh, sparsi, diciamo, tratti dalla, da, questo, da questo trattato, dove per esempio dice invece della confusione la pace. Invece dello strepito il silenzio, invece della folla se stesso, cioè stare da soli con se stesso. Egli ha se stesso compagno, egli sarebbe colui che si dedica a questa vita contemplativa, solitaria. Egli è interlocutore e commensale di se stesso. Non teme di essere solo finché sta con se stesso. Poi ancora in un altro brano, io credo che l'animo generoso non si riposa, non, non si contenta se non in Dio, nel quale è il nostro fine, veramente in se stesso con i suoi segreti pensieri o veramente in alcun altro animo molto simile a lui, perché sebbene il diletto mondano è impagnato di tenacissimo vischio e pieno di lusinghevoli e dolci lacci, non di meno, egli non è potente a tenere lungamente in terra le ali che sono forti, cioè la mente dell'uomo magnanimo, disposta e intenta a cose grandi e alte. Ecco qui ancora una riflessione che ci fa venire in mente il canzoniere. Ricorderete che anche nel primo sonetto del canzoniere, lui ci presentava eh, insomma, la tentazione d'amore come un errore giovanile. Qui usa la metafora del, 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 del mondo, no? del diletto mondano, impagnato di vischio, cioè tutto pieno di un, di un, di un qualcosa di appiccicoso che continua a, uh, a tenerci uh, stretto a, queste, uh, a questi istinti. E invece, uh, invece Petrarca ha scoperto che... Se uno ha un magnanimo, ha un grande animo, è destinato comunque a volare. Prima o poi non, non può più essere trattenuto, come appunto accade con, con il vischio. Ancora più esplicitamente, no, ci viene in mente l'inizio del canzoniere, quando Petraca nel De Vita Solitaria scrive, l'adolescenza mi illuse, la gioventù mi traviò, ma la vecchiaia mi ha corretto. Dovete sapere, infatti, che allora a 40 anni si era già considerati vecchi. E con l'esperienza mi ha messo bene in testa che era vero quel che avevo letto tanto tempo prima, che i godimenti dell'adolescenza sono vanità. Poi ancora scrive, Cinque nemici della pace abitano con noi, l'avarizia, l'ambizione, l'invidia, la rabbia e l'orgoglio. Se questi dovessero essere banditi, noi finalmente godremmo infallibilmente di pace per sempre. E poi ancora, è più onorevole essere elevato a un trono che essere nato. La fortuna dona l'uno, il merito ottiene l'altro. Ecco, abbiamo letto alcune frasi, citazioni da questo libro, da questo trattato del, del De Vita Solitaria, ma adesso leggiamo proprio un brano tratto dal primo libro. Usiamo il nostro libro università, molti lo conosceranno, è la, la letteratura italiana delle origini di Gianfranco Contini, un libro straordinario, Gianfranco Contini è stato un critico storico della letteratura di livello sommo e non ha realizzato un'antologia di tutta quanta la storia della letteratura italiana, ma solo dell'inizio e della fine. cioè. Appunto, delle origini, e poi c'è il 400 e poi c'è la letteratura del 900. E questi sono dei cardini della storia della, lette della letteratura. Scrive Contini, che questo è il migliore dei trattati di Petrarca, proprio per quell'aspetto di cui vi stavo parlando prima, cioè perché è nato, come dice lui stesso alla fine dell'opera, come un'epistola, come una lettera no? di tipo senechiano. E questo è il genere a lui più congeniale rispetto al trattato. Putabam enim epistulam scribere. Librum scripsi. Io pensavo infatti di scrivere una lettera. Poi ho scritto un libro, un trattato, ecco. Però di fatto, eh, da un punto di vista psicologico, l'ho sempre pensato, dice lo stesso Petrarca, come una lettera. La solitudine di cui si fa l'elogio è anzitutto qualcosa di opposto all'attivismo forse nato di chi vive nelle città. E così noi leggiamo proprio un brano del primo libro dove si contrappongono due personaggi. Uno che è l'indaffarato. L'uomo indaffarato è colui che è sempre inquieto, eh, preoccupato, triste, privo d'affanni, molto... Attuale, un brano come questo che ci fa venire in mente l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo che non ha mai tempo per se stesso. Petrarca vuole segnalare i rischi di questa esistenza consumata nel fare, nell'attivismo esasperato, instancabilmente proiettata in mezzo alla gente. E questo porta con sé dispersione infruttuosa dei propri talenti. E priva l'individuo di ogni identità. Dice Petrarca, infatti: Io non lodo il nome della solitudine, non mi interessa eh, esaltare la solitudine in quanto tale, ma per i vantaggi che in essa si trovano. I luoghi appartati e deserti e il silenzio non mi piacciono tanto quanto la libertà di disporre serenamente del proprio tempo, che alberga proprio in questi luoghi. Questi luoghi appartati e deserti, noi finalmente proviamo la libertà, siamo padroni di noi stessi. Ecco perché in questo brano viene contrapposto questo uomo indaffarato all'uomo solitario. C'è una grande differenza tra i due stili di vita. Quello dell'uomo affaccendato, indaffarato e quello del solitario. E lui in questo brano Libro primo, capitolo secondo, ne parla a proposito del momento del pranzo. Viene l'ora del pranzo, quello si sistema. Ecco, tra l'altro, illeiste, insomma, illeic, ecco, qui abbiamo proprio ille, per esempio, abbiamo proprio il testo latino, venit prandi tempus, ille subingenti, eccetera, eccetera, no? E poi... Abbiamo iste vero, esatto, cioè eh, proprio nel brano latino c'è un ille e c'è un iste, cioè quello che è l'uomo indaffarato e l'iste che è l'uomo solitario. Insomma questo brano è fortemente distinto in due parti, no? E la prima parte è quella dell'ille, cioè di questo uomo indaffarato. Si sistema soffocato e sepolto da cuscini sotto un enorme e pericolante baldacchino, una struttura a quattro gambe ricoperta da dall'intelaiatura da un drappo di seta, che testimonierebbe della sua ricchezza, che si può permettere, no? Molto sontuoso. Le stanze risuonano di, di rumori diversi. Lo attorniano cani regali, cioè cani di razza pregiata, topi domestici. Una schiera di adulatori li ha calcata intorno, intorno. Ah, ovviamente i topi perché perché i topi possono godere degli avanzi della, della mensa luculliana dell'uomo indaffarato. Gli adulatori fanno a gara per assecondarlo. Una folla raccogliticcia così disordinata di servitori prepara la mensa tra grida e confusione. Si scopa il pavimento putrido e ogni cosa si riempie di sudice a polvere. Corrono per le stanze argenti dorati coppe ricavate da gemme cave, le panche vengono rivestite di seta, le pareti di porpora, il pavimento di tappeti, mentre lo stuolo dei servi non ha un, un, un servo solo, l'uomo indaffarato è molto ricco e ha una vera e propria schiera di servi, trema dal freddo, i nudi tremano dal freddo perché il padrone non dà neanche loro da vestirsi, da coprirsi. Schierato l'esercito, si intende dire l'esercito, la schiera di servi, viene dato al fine con uno squillo di tromba il segnale di battaglia, è una metafora per dire che si aprano uh, che si apra uh, la mensa insomma che si comincia a mangiare i condottieri della cucina si scontrano con i condottieri della sala da pranzo, si intende i servi che preparano da mangiare con quelli che devono Darlo agli invitati. Un grande frastuono si leva, si portano insieme cibi ricercati, strappati alla terra e al mare, insomma carni e pesci rari che con fatica si è riuscito a ottenere dalla caccia e dalla pesca. Vini pregiati al tempo dei consoli antichi, eh, insomma, vini che risalgono addirittura eh, a tanto tempo fa e per questo motivo ancora più raffinati e costosi. Brillano nel biondoro uve nostrane greche, in una sola coppa si mescolano Gnoso e Meroe, Vesuvio e Falerno. Ecco qui, attenzione, vengono ripresi proprio dei vini dell'antichità. Infatti, dobbiamo sapere che questa parte qua, del, di questo brano che stiamo leggendo, ha un modello. Il modello è quello della cena di Nasidieno. Nell'ottava satira di Orazio, infatti, viene descritta una cena molto sontuosa, ricca, davvero una buffata incredibile. Questo nasidieno si compiace di poter invitare mol molta gente e di poter offrire loro cibi particolarmente strani e originali. E quindi molto vanaglorioso nasidieno. Ci viene in mente anche la cena di Trimalcione del Satiricon di Petronio, ovviamente. Solo che i medievali non conoscevano, non leggevano assolutamente i satiricon di Petronio. Quel poco che ci è arrivato dei satiricon di Petronio è riuscito a sfuggire a una specie di censura poiché si trattava di un testo che insomma, i, i cristiani non amavano e quindi avevano tralasciato del tutto pensando anzi proprio di, che, no, che fosse mh, caduto nel, de, nel dimenticatoio. Siamo stati poi noi a riscoprire questo testo latino insieme ad altri dopo la fase diciamo medievale e non è abbastanza se l'ausonio bacco trattato con miele e ibleo ovviamente l'ausonio bacco, bacco sarebbe sempre il vino il vino qui è eh, denominato bacco per via della, del, del dio del vino che appunto a Roma così era chiamato Ausonio Bacco sarebbe un vino italico, infatti Ausonia è la denominazione impiegata in età ellenistica per l'Italia centro-meridionale, per la Magna Grecia. Trattato con mele e ibleo, probabilmente eh, si mescolava il, il uh, vino col miele ibleo, miele siciliano, o con succo di canna d'oriente profumato con nere bacche. <coughs> Comunque il vino non muta per arte la propria natura. È in grado sempre di far ubriacare. Da un'altra parte si scorge un apparato di uguale sfarzosità, ma di diverso genere. Animali straordinari, pesci mai visti, uccelli sconosciuti, cosparsi di rare spezie macinate. Sono i cibi, no? Dimentichi delle loro antiche origini, si dice quasi ironicamente, sembrano essersi dimenticati della loro originaria natura. Per effetto del trattamento gastronomico, tanto artificioso ed elaborato. Me mentre essi mangiano fumano le splendide vivande sottoposte a ogni capriccio dei cuochi. Se qualcuno, pur molto affamato, vedesse in che modo disgustoso e con quanto artificio esse sono state messe insieme, se ne andrebbe saziato dal solo spettacolo. Vedrà così commisti e tra loro in contrasto cibi nostrani e stranieri, frutti del mare e della terra. Neri e bianchi, aspri e dolci, carni d'animali irsuti, ad esempio con perispidi e lunghi, e pennuti, mansueti e feroci. È come se quell'antico caos ovidiano fosse stato rinnovato e costretto in spazi angusti. Ecco, secondo infatti eh, Ovidio, eh, all'inizio delle metamorfosi, Ovidio scrive che prima che esistessero il mare, la terra e il cielo, L'universo aveva un unico e indistinto aspetto che fu chiamato caos. Cioè, questo pranzo è, è caratterizzato da una varietà esagerata di cibi, eh, messi insieme l'uno all'altro solo ed esclusivamente per dimostrare quanto è facoltoso il padrone di casa. E eh, fa venire in mente il caos ovidiano. E poi ancora... Quello, cioè, quello, ricordate, ille e iste, quello comunque, pur con tutto questo sfarzo, con tutti questi cibi, eccetera, sta seduto con la fronte rannuvolata. Non è mica contento. Cioè, l'uomo indaffarato, l'uomo ricco, non è contento per nulla. Lo sguardo serio, le sopracciglia aggrottate, il naso arricciato, le guance pallide, distaccando faticosamente le labbra incollate sollevando a stento il capo, stordito dai bagliori e dagli odori, gonfio per la crapula, insomma per la baldoria della sera prima e turbato per l'esito degli affari del mattino, è già preoccupato per gli affari del mattino, non sa più dove si trova, intento a meditare futuri imbrogli, dove dovrà rivolgersi, cosa dovrà fare per accumulare sempre più denaro, suda, manda cattivo odore rutta, sbadiglia, e assaggiando ora questa, ora quella vivanda, per tutte prova nausea. Come vedete, quindi c'è un quadro grottesco della, di questo indaff uomo indaffarato. La scena è proprio qual è qualcosa di innaturale: è qualcosa di st stonato sia l'arredamento della sala, il comportamento dei servitori, la ricchezza delle stoviglie, i cibi che compongono un insieme grottesco, ipertrofico, cioè una sorta quasi di esagerazione, di abbondanza senza nessun senso però. Questo caos è, è, riflette il disordine morale del personaggio protagonista, che come vi stavo spiegando prima è, eh, è proprio un uomo comunque infelice. Cioè pur essendo così ricco, po potendo permettersi eh, tutto questo sfarzo, c'è una malattia morale profonda dentro eh, di lui. Eh, la vita vissuta così perde ogni senso e dignità. L'uomo tradisce se stesso, la sua autentica natura, è triste quindi, è, è sempre preoccupato. Isolato completamente non sa più dove si trova, non sa uh, chi gli sta intorno, a dispetto della sua ricchezza è un infelice, perché ha trasformato il lavoro in un'indemoniata follia che lo conduce a dimenticare il suo cuore e i fondamentali aspetti della vita, circondato e circuito dagli altri, è infatti c'è una sorta di schiera di adulatori che fanno a gara per assecondarlo uh, si rende conto che lo fanno solamente perché in qualche modo vogliono partecipare alla sua fortuna economica non perché li vogliano bene ecco, avrete notato che ho scelto oh mamma, non ve l'ho fatto neanche vedere <ride> avevo scelto questo quadro che è un particolare del quadro di Nastagio degli Onesti di Botticelli, che si trova adesso al Prado. Nel 1483 Botticelli aveva dipinto questa scena all'interno di una serie di dipinti dedicati alla novella Nastagio degli onesti di Boccaccio. A un certo punto della novella viene indetto un pranzo molto ricco e sfarzoso. Ecco, quindi qua potete vedere i servitori, ecco, l'ho trovato abbastanza affine a quello che noi stavamo dicendo, anche se lì svolge una funzione, cioè funzionale, insomma, alla storia di Nastagio Degnonesti. Invece ho scelto per il, la seconda parte <coughs> del, nostro, del nostro brano, avrei scelto, vediamo se riesco a farvelo vedere, no, non riesco. Ah, ecco, ecco qua. Avevo sbagliato slide. Eccola qua. Ho scelto un quadro di Annibale Carracci. Il quadro viene denominato generalmente così: Il Mangiafagioli, e si trova a Roma nella Galleria Colonna. Annibale Carracci è un pittore bolognese del secolo successivo cioè del XVI secolo. Questo per leggere invece l'altro brano, l'altra parte del brano che inizia adesso. Costui invece, costui sarebbe l'uomo solitario, accontentandosi di pochi servitori o di uno solo o di nessuno, sobrio e sano per il digiuno del giorno innanzi, nella sua modesta abitazione arricchisce la sua tavola pulita di nulla più che della propria presenza anziché confusione ha pace anziché grida silenzio anziché folla se stesso egli a se stesso è compagno di se stesso interlocutore e commensale e non ha paura di essere solo finché è con se stesso in luogo dei baldacchini ha una nuda parete di pietra rozza in luogo dell'alto seggio d'avorio, ecco si intende ovviamente i sedili riccamente ornati, magari di quella, vi ricordate, di quell'uomo indaffarato, una quercia o un semplice faggio o un abete, ama guardare il cielo, non l'oro, calpestare la terra, non la porpora. Musica gradita e dolcissima melodia è per lui... Quando si siede e quando si alza, la benedizione e il rendimento di grazie, la preghiera di benedizione sul cibo che si sta per prendere, e quella di ringraziamento alla fine del pasto. Un contadino, se le circostanze lo richiedono, gli fa da coppiere, da cuoco e da, da domestico. Qualunque piatto l'imbandisca, li egli lo rende gustoso con la sua benevolenza e moderazione, anche se qualcosa di molto semplice come questo piatto di fagioli che vediamo in questo quadro. Diresti che ogni cibo provenga da foreste o lidi lontani, che ogni vino sia stato premuto sui colli della Liguria o del Piceno, tale è l'espressione, tale è l'animo di chi ne gode. Così, riconoscente verso Dio e verso gli uomini, contento di vivande comuni e non comprate, non soltanto eguaglia nell'animo le ricchezze dei re, come il, il famoso vecchietto virgiliano. Ah sì, qua ci si riferisce al vecchio di Corico. Siamo nel quarto libro delle georgiche di Virgilio e Virgilio ci spiega che in una città lontana che si trova in Cilicia, in Asia Minore, la Cilicia corrisponde adesso più o meno a quella parte della Turchia costiera che è di fronte a Cipro. Dice, quest'uomo qua, dice Virgilio, si accontenta di poco ed è felice di questo. Nel profondo del suo cuore non invidia nessuno, non odia nessuno, contento della propria condizione, inaccessibile alle offese del destino, non teme nulla, non desidera nulla. Ecco, come vedete eh, c'è una grande contrapposizione fra quella mensa esagerata, anche caotica, troppo piena di cibi, anche in contrasto fra di loro. Con questa mensa semplice, con la purezza di cuore, la scelta di moderazione dell'uomo solitario, la nuda autenticità del proprio essere, non ha bisogno di nulla per essere felice o quantomeno di ben poco. Quello che importa, che viene sottolineato da Petrarca, è la purezza del cuore, la serena beatitudine, l'accontentarsi della propria condizione. La sapienza interiore, non aver paura di nulla e nulla desiderare. Ecco, questa è la sintesi di quanto Petrarca ha voluto esprimere con questo libro del De vita solitaria di cui abbiamo parlato stasera. Andiamo adesso a leggere i commenti che hanno scritto i nostri amici su YouTube. Mi piace, Polanca. <ride> Poi ancora. Hola a todos da Miguel Figueroa, benissimo, Melvin, ah, ciao, adios, a Miguel, non ho mai capito se Dante, Petrarca e Boccaccio si conoscessero tra loro oppure l'uno era ispirato dall'altro, no, beh, Dante eh, probabilmente non ha mai visto Petrarca e Boccaccio perché è andato via da Firenze e poi è difficile che si sia incrociato con questi due che... Eh, Nacquero quando lui ormai era già in esilio. Invece Petrarca e Boccaccio si, frequ si frequentarono tantissimo. Saluti da Paolo Rossi, da Pierpierre. A me piace molto la vita solitaria per coltivare la natura, i miei libri, l'arte, però mi viene in mente storia di una capiniera di Verga sulla clausura forzata da una società ipocrita e, e perbenista. Sì, ecco, attenzione, ehm, ovviamente Petrarca non fa comunque un testo di religione. Con il De Vita Solitaria vuole parlare della solitudine. Poi, per carità, sicuramente lui approva anche il modo di vivere, eh, per esempio, dei monaci, così come Dante. Ecco. La letteratura italiana delle origini, ah sì, dice Melvin, eh, è un libro che ha suo fratello, laureato in letteratura italiana e francese. Qualcuno sa dove si possa acquistare una copia del De Vita Solitaria? Beh, eh, credo che eh, ci siano delle edizioni anche economiche, eh, sto controllando adesso proprio su Wik Wikipedia, eh, scusate, volevo dire sulla, su Google se è possibile anche acquistarlo. Prima per esempio ho fatto vedere se non sbaglio una copertina del De Vita Solitaria su Amazon, è disponibile su Amazon, ma probabilmente, eh, ecco qua, De Vita solitaria Petrarca e Spinoza, la Vita solitaria di Francesco Petrarca, uh, insomma, è disponibile questo che contiene sia il, uh, una, una comparazione fra, 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 fra Petrarca e Spinoza, no, non è il testo di Petrarca in realtà. Non credo che sia il testo di, di Petrarca. Però ecco qua. Ho La vita solitaria di Francesco Petrarca. Sì, sì, è, è disponibile in questa edizione. No, no, è. Ci sono svariate edizioni, Antonio Ceruti. Il reprint, eccolo qua. Classic Reprint. No, no, è disponibile in, in, svariate, in svariate edizioni. Non ti preoccupare, se lo scrivi anche su tranquillamente su Amazon lo puoi trovare. Ciao da Sandro Borzoni, puoi contattarmi? Via mail? Ho bisogno di qualche correttore di bozze per una traduzione in italiano di Pier Gassendi. Sì, benissimo, ti contatterò via mail. Quella del Bacco non la sapevo. Bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere. Esatto. Interessante argomento, molto coinvolgente. Secondo me, dice anche Maxino. Benissimo. Uh, volevo chiedere al professore se potrebbe fare un argomento dedicato ad Alessandro Manzoni. Interessante come cosa. Io non l'ho messo nelle mie video dirette perché eh, amavo e amo talmente tanto Alessandro Manzoni che ho già fatto tutto in classe. Però se, posso vedere se riesco a trovare qualcosa che ancora non ho fatto. Intanto saluto, uh, termino lo streaming qua su YouTube, spiegandovi però questo, quali sono i prossimi appuntamenti. Dopodomani l'8 marzo, quindi martedì, serata Polanca, due canzoni di Polanca commentate e interpretate dal sottoscritto. Poi serata Medardo Rosso il giorno 10 di marzo, poi ci sarà il direttorio e il terrore bianco alla fine della rivoluzione francese. Poi ci sarà ancora una serata su Gaber tra cabaret e televisione agli esordi della sua carriera. Poi ci sarà una, una serata sul Pergoriot di Honoré de Balzac. Insomma, una volta ogni due giorni alle 20.45 potete trovarmi qua per approfondire argomenti di letteratura piuttosto che di storia, piuttosto che di arte o di musica. È arrivato pertanto il momento di salvare il nostro streaming, di salutare esatto Melvin, Gra e Alessandro e tutti gli amici che ci hanno seguito da YouTube, Maxino, eh, John, Pierre Pierre, Paolo Rossi, Maurizio Lazzarini e Nicola Rosiello e di salvare quindi lo streaming su YouTube e di salvarlo anche su